Francesco Cancellotti, direttore tecnico della BlueExpress.com Tennis Cup, ATP Challenger Città di Perugia, un grandissimo evento che riporta Perugia veramente al centro dell'attenzione per quanto riguarda il tennis internazionale. Penso che ci sia legittima soddisfazione anche perché un entry list da sogno per un 50.000 più ospitalità. Sì, un torneo molto, molto importante, abbiamo avuto delle adesioni che sicuramente alzeranno il livello di questo torneo. Abbiamo tre giocatori tra i primi 100 del mondo, Carreño Busta che è addirittura 54, Del Bonis 68 e Lorenzi che è 86, quindi una partecipazione di tutto rispetto è molto importante. Speriamo di ottenere un'altra con l'ultima wild card che abbiamo a disposizione, quindi ci stiamo lavorando, speriamo che vada in porta. È chiaro che è un appuntamento importante anche perché per il futuro magari potrebbe iniziare un discorso molto interessante. L'opera di rilancio del tennis a Perugia passa inevitabilmente per questo primo appuntamento, poi magari per il futuro, magari con successive edizioni, la città potrebbe veramente tornare al ruolo che gli spetta forse un po' di diritto perché è la culla di una grande tradizione tennistica. Sì, hai perfettamente ragione, diciamo che il primo anno è sempre l'anno più difficile, poi sono convinto, come è stato per Todi, che l'organizzazione, la bontà dell'evento, l'ospitalità che siamo in grado di offrire farà la differenza, quindi gli anni prossimi avremo sicuramente una partecipazione che andrà ad implementarsi come livello. Marcello Marchesini, presidente della MEF Tennis Events, ci siamo, parte questa grandissima avventura Perugia, un bellissimo trampolino di lancio per la città per riportare il tennis importante nel capoluogo umbro e penso ci sia legittima soddisfazione soprattutto per una entry list da sogno considerando il montepremi del torneo. Sì, l'entry list è veramente da sogno, hai detto bene. Questo è sicuramente frutto della grande esperienza che abbiamo maturato a Todi con gli internazionali di tennis dell'Umbria che ricordo ci saranno dal 4 al 12 di luglio. È chiaro che i nuovi tornei purtroppo pagano dazio ai tornei concomitanti di solito perché noi abbiamo altri 5 challenger in Italia, nel mondo in quella settimana e con orgoglio possiamo dire che siamo il miglior challenger del mondo in quella settimana. La nostra entry list è composta, ci sono 3 top 100, speriamo di aggiungerne un quarto. E mentre negli altri tornei concomitanti con noi in giro per il mondo a malapena ne hanno uno, massimo due, quindi questo è frutto sicuramente della grande esperienza che la mia società MEF ha accumulato in questi anni a Todi. Il capoluogo umbro può ambire, iniziando magari da questo appuntamento importante, nel futuro a tornare ad essere una città di prim'ordine nel panorama tennistico internazionale, anche perché comunque non ci dimentichiamo che qui Perugia può essere considerata un po' una culla importante per tradizione tennistica. Ma guarda, la domanda me l'aspettavo, anche perché non sei il solo che la sta facendo. Questo dipende da molte cose, dipende dalla risposta chiaramente degli sponsor che devono rimanere contenti di questa prima edizione, ma dipende anche molto dalla città e dalle istituzioni. Qui devono capire, perché è la prima volta che un evento di questo tipo porta tanto turismo, un grande valore aggiunto a livello di immagine, perché ricordo che il sito atpperugia.com avrà oltre 1 milione di accessi in questa settimana grazie anche al live streaming. Quindi tutte le partite in diretta in questo fantastico campo centrale del Tennis Club Perugia con lo scorcio dietro di San Domenico, sicuramente solo quella è già una grandissima promozione per la città. Quindi diciamo che ci sono diverse componenti per poter riuscire a portare a Perugia il secondo torneo più importante in Italia dopo gli internazionali tennis che si svolgono al Foro Italico.